Il tema su cui mi sono confrontato progettualmente è stato quello della sedia, che oltre che risolvere l'aspetto formale, piacevole da un punto di vista di design stilistico, riuscisse anche a risolvere un nuovo aspetto di funzione. Mi sono reso conto più volte di una necessità che avevo, andando sia in locali pubblici o in situazioni private, di poter riporre e contenere gli oggetti che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana. Mi ricordo che ero al mare, in spiaggia, e improvvisamente c'era stato un vortice, a volte chiamato anche twist. Stavo proprio pensando a questa sedia e ho detto: perché non approfondire così il tema del cerchio e la parte centrale diventa il contenitore? Da lì sono riuscito a farla diventare una forma che potesse essere industrializzata. Ho disegnato questa sedia su carta. Fatto questo, ho trovato delle soluzioni, ancora non la soluzione stilistica e formale, che poi ho provato direttamente sul computer con misure e parametri. Siamo passati poi al prototipo di questa sedia e lo si è utilizzato, testato, si sono visti quali erano i punti di forza e i punti di debolezza, il tipo di taglio che veniva fatto sul cartone, il senso di taglio. Si sono scoperti anche degli accoppiamenti di diverse densità di cartone. Questo prodotto non è fatto con un solo tipo di cartone, ma ci sono diverse densità di cartone. Un tripla onda e un cartoncino teso che mi ha permesso di rendere questo assemblamento particolarmente piacevole e duraturo e resistente. La produzione di questa sedia segue varie fasi. C'è la fase del taglio del cartone, il legno, il metacrilato o il metallo, che servono per rendere strutturalmente resistenti alcuni punti di giunzione, e la tiranteria, dei pezzi che vengono lavorati in torneria meccanica. Tutto questo viene raccolto in un centro di assemblaggio e vengono montati anche in base alla tipologia di finitura che viene richiesta dal cliente che li ordina. Inoltre, come dicevo, i parametri fondamentali che doveva rispettare questo prodotto sono l'utilizzo di materiali naturali e riciclabili, la possibilità di partire da un modulo base che, assemblando insieme i vari elementi, costruisca un prodotto più complesso, la possibilità di essere personalizzabile, la riparabilità, poi aspetto fondamentale, la disassemblabilità per tipo di materiale, in modo che a fine vita tutti i materiali possano andare al riciclo e allo smaltimento di differenziato e quindi lo scarto di tornare risorsa. Il cartone mi ha dato tante soddisfazioni e mi sta dando tante soddisfazioni come materiale. L'ho scelto espressamente non come materiale di piego, ma come materiale per realizzare certi miei oggetti. Quasi che da anatrocolo mi piace pensarlo diventato cigno, con la sua presenza e non più per contenere altri prodotti come materiale per fare scatole per contenere altri prodotti, ma come materiale per costruire prodotti finiti, esigenti e con una loro anima e sensorialità.